In questi giorni viene molto citata, e anche a proposito, una famosa frase di Chesterton che dice: verrà il giorno in cui saremo costretti a sguainare le spade per dimostrare che d'estate le foglie sono verdi. L'ho sentita citare 2 o 3 volte da persone che stanno difendendo una certa causa, stanno difendendo la razionalità. Tutto sommato, non è che stanno difendendo altro, ma in quest'epoca di assoluta irrazionalità, di assoluta follia, effettivamente ha ragione Chesterton, che, lo ripeto, diceva: verrà il giorno in cui saremo costretti a sguainare le spade per dimostrare che d'estate le foglie sono verdi. Io non so se abbiamo ancora le spade. Personalmente ritengo che le spade che abbiamo sono quelle della fede, della speranza e poi della carità, ma intendo la carità cristiana, non l'elemosina semplicemente. Come siamo arrivati a questa situazione, cioè a dover difendere l'ovvio, l'ovvio, le cose più ovvie, cioè sguainare le spade per difendere l'ovvio. Ma come siamo arrivati a tutto questo? Ci siamo arrivati attraverso varie strade, anzi, ci hanno aperto autostrade. Per arrivare a questo, ci siamo arrivati per vie filosofiche, per vie sociali, le cosiddette vie scientifiche, e solo sulla scientificità di alcune teorie sarebbe veramente interessante soffermarsi. Poi anche biologiche, poi anche giuridiche, cioè ci siamo arrivati attraverso una serie di autostrade che ci sono state aperte. Ma io volevo aggiungere anche altro, c'è qualcosa di importante sul quale vorrei che magari soffermassimo tutti l'attenzione. Quando si riesce a pas far passare una teoria falsa, chimicamente impossibile, com'è la teoria dell'evoluzione, allora tutto è possibile. Fateci caso, questa teoria dice sostanzialmente che ciò che è recente è migliore di ciò che è passato. E questo noi lo applichiamo in tutto, per cui anche la democrazia, siccome è qualcosa di recente, non ci riferiamo a quella greca, ovviamente non ha niente a che vedere con la democrazia moderna, sarebbe necessariamente migliore delle altre forme di governo. Questo è tutto da dimostrare. Non sto dicendo che magari correttamente applicata non potrebbe dare dei risultati, ma quanto il fatto che alcune altre forme di governo non vengono nemmeno prese in considerazione, anzi vengono criminalizzate. Questa è la realtà, ma è sempre la teoria dell'evoluzione. Ciò che è più recente è migliore necessariamente di ciò che è passato. E per affermare questa falsità si usa spesso dire: beh, non siamo mica al Medioevo. Quando si fa questa affermazione non si sa bene che cosa si dice, lo si dice naturalmente da ignoranti. Quindi ciò che è recente, dicevo, è migliore necessariamente di ciò che è passato. Quindi la democrazia sarebbe migliore di altre forme di governo, delle pratiche aberranti e attuali, quindi meglio di qualcosa del passato, perché queste sarebbero, queste pratiche aberranti, caratterizzate da libertà. Questa parola che viene usata come un grimaldello per far passare qualsiasi cosa. E allora io mi pongo la domanda: ma tutta questa libertà voi la vedete in altre cose? Quello che fa riflettere è che questa libertà, tra virgolette, viene concessa per la perdizione dell'essere umano, non per portare l'essere umano a livelli etico-morali più elevati, tutt'altro. Tutt'altro, questa libertà è usata come grimaldello per far passare qualsiasi cosa. Noi, dicevo, non abbiamo queste famose spade di cui parlava Chesterton, non è che ne abbiamo tante, abbiamo appunto, io la ritengo solo quelle, cioè la fede, la speranza, la carità cristiana, perché anche a livello di schermaglie verbali, purtroppo siamo in inferiorità perché mentre chi sostiene delle teorie o delle ideologie diverse dalla nostra può dire qualsiasi cosa, noi abbiamo tutta una serie di barriere che sono rappresentate da determinati vocaboli che solo a pronunciarli scatta nella testa delle persone
scattano, scusate, nella testa delle persone una serie di automatismi. Omofobia, per esempio, fa scattare nella testa delle persone tutta una serie di automatismi, che vuol dire intolleranza, eccetera, eccetera. Altre parole, noi non possiamo affermare neanche determinate verità storiche, perché là c'è un'altra parola. C'è un'altra parola, ci sono anche delle leggi che impediscono, pena ovviamente commettere reato, di portare avanti determinate verità storiche. Quindi ci sono delle verità stabilite per legge. E questa è la democrazia, cioè la democrazia è questa. Oppure determinati studi, anche in campo scientifico, che non possono essere divulgati, e so quello che dico. Quindi in realtà noi abbiamo proprio dei paletti che sono un vero e proprio recinto entro il quale noi dobbiamo stare e dobbiamo attenerci a ciò che possiamo dire e ciò che non possiamo dire, non perché non avremo dalla nostra parte delle valide ragioni, degli argomenti, delle prove tangibili, dei fatti, ma perché qualcuno così ha deciso. Quindi la battaglia che noi stiamo giocando in questa fase è una battaglia durissima, è una battaglia durissima, è una battaglia durissima perché da una parte siamo ormai sommersi dall'assoluta irrazionalità, dall'altra parte non possiamo dire tutta una serie di cose perché sono stati messi dei paletti. Questi paletti, a parte dei paletti legislativi, poi sono stati messi dei paletti inculcati, tipo comandi ipnotici nella testa delle persone, perché se tu dici certe cose, questi ti rispondono con una parolina che hanno nella testa e con quella parolina loro pensano di aver ben argomentato. In realtà è solo una parolina, è solo una criminalizzazione di chi la pensa in maniera diversa. E ripeto ancora, vi invito a riflettere su che cosa significa aver accettato una falsità. Anche dal punto di vista chimico, cioè impossibile, anche dal punto di vista chimico, questa falsità dell'evoluzione. Nel momento in cui accettiamo la teoria dell'evoluzione, poi a ruota dobbiamo accettare tutto il resto. Quindi, se possiamo, contrastiamo anche la teoria dell'evoluzione, oltre a tutto il resto. Grazie.